letto dal titolo, oggi video spesa Ard e Conad. Partiamo dalla Conad per un prezzo totale di 51,25 euro. Eccolo qui. E andiamo a vedere i prodotti che ho acquistato. Due confezioni di mascarpone granarolo che mi occorreranno per una ricettina che vedrai prossimamente sul canale. Quindi se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti attivando la campanellina a tutte, così da rimanere sempre aggiornato sulle mie ultime novità. Poi in combo con questi ho acquistato due confezioni di pavesini classici. Che cosa ci farò? Ma è molto intuibile, però non tanto scontato quanto può sembrare. Due dischetti di cotone per il tonico, perché mi erano completamente finiti, ero a secco. Una confezione di 10 uova allevate a terra. Due confezioni di pasta della marca Trevali, e sono sia pennette piccole rigate che conchigliette. Una bottiglia di aceto di mele che non mi occorre per condire i piatti, bensì mi serve per lucidare i capelli. Non so se tu sai che se si utilizza dopo lo shampoo lucida tantissimo i capelli, veramente fa un effetto fantastico. Provare per credere. Altri consigli di bellezza io te li do nel mio secondo canale, Irex in the Wonderland. Se ancora non l'hai visto o se ancora non sapevi di questo mio secondo portale, ti invito a dargli un'occhiata cliccando qui in alto nelle schede, perché troverai il link. Tre confezioni di gocciole naturalmente non possono mai mancare. E queste l'ho pagata anche relativamente poco, quindi me le sono subito accaparrate. Una confezione di olive, però tu le vedi con il piatto di sotto perché perdono olio, solo per questo motivo. Un barilone di funghi sempre per mio marito, che quello li ama. Un sacchetto di cipolle. Le salviette struccanti Nice che non ho mai provato, però ho guardato l'Inci ed è buono. Perché i petrolati e tutte queste schifezze a me fanno male sia alla pelle che ai capelli. Poi il salmone, queste chewing-gum con un gusto fresh a lunga durata, una busta di mozzarella da 8, confezioni piccole, poi il prosciutto che come vedi ho già utilizzato, e in più c'erano due confezioni di salame che mio marito ha utilizzato per la torta salata. Poi dei filetti di sgombro marinati, questi, una busta di parmigiano, ed infine per quanto riguarda questo supermercato ho voluto comprare e cambiare il latte. Ho preso questo Stella intero. Invece per quanto riguarda la Conad abbiamo speso 41,71 euro. E vediamo cosa ho comprato. Questi succo di frutta della Derby con zero zuccheri aggiunti. Questo è ai frutti misti, invece questo è all'ananas. E a proposito di ananas, eccolo qui! A cosa mi servirà? Chi vivrà vedrà. Poi due buste del lievito di birra Mastro Fornaio per la pizza, una confezione di gocciole dark, tre limoni, le mandorle pelate e quattro barrette di cioccolato Lind, quello al 72%. Come ultime cose abbiamo acquistato l'acqua Fabrizia minerale, che sono 15 pezzi per 1,19 euro ciascuno, totale 6,60 euro. Poi la birra Bavaria, che invece di 17,85 euro era scontata di 4,50 euro. Bene, questo video svuota la spesa termina qui. Spero di averti tenuto compagnia, di averti dato dei nuovi spunti per i tuoi acquisti. Se è così ti invito ad regalarmi un like
e a condividere questo filmato sui tuoi social. A presto!